Consolidare la ripresa, raccogliere e vincere le sfide del PNRR. Queste le linee guida dell'amministrazione comunale di Prato alla vigilia del 2023, che segna anche l'avvio della conclusione del secondo e ultimo mandato Biffoni. Sindaco, ultimo anno di mandato completo, cosa dobbiamo aspettarci in questo 2023? No, ma assistete a ridillo questa cosa. No, perché sapete che alla fine, nonostante tutte le ansie, pensieri, grattacapi, fegato, però diciamo, questo mestiere secondo è straordinario. A parte questo, ci dobbiamo aspettare tanto impegno come ci sono stati in questi anni, ma soprattutto quello che mi interessa dal punto di vista generale è l'idea di consolidare la ripresa, e vorrei appunto il 23 fosse l'anno di consolidamento e di completa e totale ripartenza rispetto a quelle che sono le nostre care abitudini e soprattutto la forza della città. E torna attuale, anzi forse nemmeno ha mai smesso di esserlo, anche la questione dell'aeroporto. Il governatore Gianni riporta Biffoni tra i favorevoli al nuovo progetto, ma lo stesso sindaco di Prato rallenta e precisa ancora una volta la sua posizione. Io ho sempre detto, guardate, io non sono, faccio l'amministratore, non sono un comitato, non sono un no a prescindere. Io dico però voglio vedere il progetto, siccome il progetto a me non me l'ha fatto vedere nessuno, io mantengo tutte le mie perplessità, tutte le mie paure, perché lo dico e lo ridico, finché non c'è la certezza assoluta che nessun cittadino della città di Prato abbia un peggioramento della qualità della vita, la posizione del Comune di Prato non cambia.